Hello. Ci prepariamo sdraiate a pancia in su. Comincia a prepararti facendo qualche respiro. Inspira dal naso. Espira dalla bocca. Inspira. Espira. In. Out. In. Ultimo respiro preparatorio. Ed ora comincia a farti qualche ponte per iniziare a preparare il corpo. Fuori l'aria rotonda il bacino, sali su. Mi raccomando, niente a luci staccati, dentro l'aria per scendere. Inspira per salire. Espira per scendere. Scendi e se riesci, immagina di avere una pallina tra le cosce oppure mettila per avere più forza nell'interno coscia. Va bene anche una salvietta un po' grossa. Fuori l'aria sali, dentro l'aria scendi. La prossima volta resti su col bacino, inspirando con la punta del piede tirata, stacchi la gamba destra. Fuori l'aria per scendere con la schiena. Risali con la gamba staccata, inspirando. Fuori l'aria, abbassi la gamba. E cambi sulla sinistra, inspirando. Scendi con la schiena. Srotola una vertebra alla volta. Inspirando, risali. E giù. Inspira sulla destra. Espira, scendi. Inspira, sali. E giù. Cambio. Scendi. Risali. E giù. Ultima volta per gamba. Inspira. Scendi con la schiena, risali e giù, inspira, scendi, sali, giù, srotoli la schiena piano piano. Ed ora ti sdrai lateralmente. Stendi entrambe le gambe con i piedi a martello, cerca di non avere le gambe troppo avanti o la pancia troppo in fuori, sentiti su un'unica linea e fai i piedi in prima, a papera, i talloni si baciano, il tallone della gamba che sta sotto, scusa, è staccato da terra, restano solo appoggiate le dita dei piedi, forte anche il tallone della gamba sopra, inspirando allunga tutto il corpo. Espirando, la gamba sopra fa la punta, accarezza l'interno del polpaccio tenendo aperto il ginocchio, stendi la gamba verso il cielo, fai il piede a martello, scendi e fai baciare i talloni, attivando bene i glutei e l'interno coscia. Punta il piede, carezza l'interno del polpaccio fino al ginocchio, apri bene la coscia, stendi lontanissimo la gamba, piede a martello e fai baciare i talloni. Ancora, punta. Carezza, stendi, 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 martello e giù, punta, carezza, stendi, 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 martello e giù, l'ultima volta, punta, carezza, stendi, 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 martello, unisci i talloni e stacca.
stacca anche la gamba che sta sotto. Da qui inizia a fare delle piccole pulsazioni, fai baciare continuamente i talloni tra di loro. Inspiro, 2, 3, 4, 5, espiro, 2, 3, 4, 5, inspiro, 2, 3, 4, 5, espiro, 2, 3, 4, spingi avanti i talloni, spingi indietro i mignolini, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, l'ultimo, 2, 3, 4, 5, rilassa per qualche istante. Ci giriamo pancia in su nuovamente. Di nuovo ginocchia piegate, sali su nel ponte. Ed ora, con un bel passo avanti, un piede alla volta, stendi le gambe mantenendo i glutei sollevati, così. Appoggi i talloni, ritorni indietro, srotoli la schiena. Di nuovo, sali. Appoggi i talloni, indietro e giù. Ricordati di non spingere in fuori la pancia, altrimenti ti viene mal di schiena. Sali. Attiva bene i glutei, stendi, stendi, torni, torni e giù. L'ultima volta, sali, stendi, stendi, torni indietro, scendi, giù. Wow, braccio opposto oltre la testa, ruota su un fianco. E rifacciamo tutto come prima, quindi le gambe sono distese, i piedi a martello, metti i piedi in prima, talloni a contatto, la gamba che sta sopra fa la punta, accarezza l'interno del polpaccio fino al ginocchio, stendi la gamba verso il cielo, piede a martello, scendi giù, punta al piede, carezza, stendi verso il cielo, martello, scendi giù. Punta, carezza, stendi in alto, tira, 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 martello, scendi giù. E l'ultimo, punta, carezza, stendi in su, martello, scendi, punta, carezza, stendi, martello, giù e l'ultima volta, punta, carezza, stendi, martello, scendi e da qui stacca entrambi i piedi e di nuovo batti i talloni tra di loro per 8, 7, 6, 5, alleggerisci il corpo, 4, 3, 2, 1, appoggia le gambe a terra e mettiti a quattro zampe appoggiata sui tuoi avambracci. Schiena bella lunga, spalle basse, niente sedere in fuori. Da qui stendi la gamba destra dietro di te con la punta tirata. Staccala da terra. Piega il ginocchio e fai baciare il pavimento al ginocchio. Stendi nuovamente lontano la gamba sollevandola, riappoggiala. Sempre la stessa gamba, solleva. Piega e bacia il pavimento col ginocchio. Stendi lontano e abbassa. Di nuovo, su. Piega e bacia il pavimento. Stendi lontanissimo e scendi. Risali. Bacia il pavimento. Stendi lontanissimo e scendi. Ancora su, bacio, stendi lontanissimo e scendi, l'ultimo su, bacio, stendi lontanissimo, scendi, riappoggi il ginocchio a terra e cambi gamba, scivoli lontano, stendi, sentiti leggera col corpo, bacio al pavimento e stendi, e giù, solleva, bacio al pavimento,
Stendi lontano e giù. Stacca. Bacio. Stendi e giù. Stacca. Bacio. Stendi giù. L'ultimo. Stacca. Bacio. Stendi giù e torni. Metti le mani sotto le tue spalle, stendi di nuovo la gamba destra, la sollevi e inizia a disegnare dei cerchi piccolissimi dall'interno, scendi, esterno, su, interno, scendi, esterno, su. Cerca di lasciare la schiena immobile e di muovere solo la gamba, di sentire il più possibile che stanno lavorando i glutei e le cosce. Un cerchio inspiri, un cerchio espiri. Cambia direzione. Cambio gamba, stendi la gamba sinistra, la sollevi, attiva gli addominali e comincia. Scendi, apri, sollevi, dentro, scendi, apri, sollevi, dentro, espira, inspira. Cambia direzione. Ancora per 3, 2, 1. Appoggia le punte dei piedi a terra, vai in plank e sali nel canatesta in giù, spingendo i talloni forti nel pavimento. Inizia a alternare le mezze punte per rilassare le tue gambe e stiracchiare la schiena. Torna poi in plank, appoggiati con le ginocchia e vai in mezzo plank, quindi fai un passo avanti con le tue mani, scivola avanti con le spalle, non rilassare l'addome, quindi no questo, grazie, e appoggiati sugli avambracci. Da questa posizione stendi la gamba destra lontano, e dai 3 calcetti col piede verso il sedere, mantenendo il ginocchio lì dove è fermo, quindi attenzione a non muovere su e giù la gamba, così, 1, 2, 3, allunga, appoggia, cambia gamba, stacca, e 1, 2, 3, allunga, appoggia, ancora, distendi, e 1, 2, 3, allunga, appoggia, giù, stendi, su, 1, 2, 3, allunga, appoggia, ultimo per gamba, stendi, su, 1, 2, 3, allunga, giù e stendi, stacca e 1, 2, 3, distendi, appoggia, giù, piccola pausa, la posizione del bambino. Srotola piano piano la tua schiena.
Ok, andiamo a metterci in piedi, quindi sistema i piedi paralleli, cammina dietro con le mani, srotolati dal basso verso l'alto per non farti venire mal di schiena ed evitare contratture. Con i piedi alla larghezza dei tuoi fianchi, porta le braccia all'altezza delle spalle, i palmi si guardano, allunga la schiena verso l'alto e mantienila ben dritta e comincia a fare uno squat portando le braccia verso terra, così. Puoi andare con le mani a toccare il pavimento e il sederino si abbassa e poi torni. Ora stesso squat, ma le braccia restano parallele al pavimento. Pensa solo all'osso sacro che tira lontano e verso il basso. E torni. Ancora squat, le punte delle dita cercano il pavimento, attenzione a non tenere il sedere alto. E torni. E braccia parallele al pavimento, schiena bella lunga. E su. Ancora scendi. Sì, torna. Braccia parallele al pavimento e su, cerca il materassino e torna, cerca un punto davanti a te e torna, gli ultimi due. Rilassa qualche istante la schiena verso terra e oscilla a destra e a sinistra con il tuo corpo. Srotoliamoci ed ora piede sinistro avanti, piede destro dietro, piega il ginocchio sinistro, lascia mezza punta dietro di te, eventualmente cerca il pavimento con la terra, il ginocchio allineato alle dita dei piedi, braccia all'altezza delle spalle, da qui schiena piatta, ti allunghi sempre verso terra e ti spingi su, sentirai la chiappa sinistra che lavora, fuori l'aria, scendi e su, scendi, allunga bene la schiena, non stare molle e torna, allungati lontano e scendi, su, scendi, 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 fuori l'aria, inspira, l'ultimo, torna. Stendi la gamba e allungati verso terra. Cambio lato. Punta il piede sinistro. Lascia il ginocchio destro piegato. Tirati su col busto, braccia parallele coi palmi che si guardano. E da qui, fuori l'aria. Allunga la schiena, piegati verso terra. E torna. Ancora. E torna. Giù. Si torna. Ultimi due. Spingi ogni volta via il pavimento per far lavorare di più glutei e gambe ogni volta che ritorni su, eh. Spingi via il pavimento e l'ultimo, spingi via il pavimento, stendi la gamba e rilassati verso terra. Ed ora apri le tue gambe, piedi di fronte a te. Piega le ginocchia e da qui inizia ad alternare il peso tra la destra e la sinistra, affondando con il bacino verso terra ogni volta. Ricordati sempre, il ginocchio che è piegato spinge lontano per far lavorare di più i tuoi muscoli ogni volta che vuoi distendere la gamba.
Ok? Le mani a terra alleggeriscono un po' il peso della schiena. Ancora 3, 2, 1, stendi entrambe le gambe, riporta i piedi sotto di te e vai sul materassino a sdraiarti a pancia in su. Ok, da qui le braccia le lasci aperte, una gamba la lasci a terra con la punta tirata, non è molle e abbandonata, l'altra la stendi verso il cielo più che puoi e la sviti verso l'esterno. Comincia a fare i cerchi con una gamba sola, espirando ruoti, stacchi il sedere solo quando la gamba si incrocia, inspirando ritorni in centro, espira ruoti, stacchi il sedere, inspirando centro, braccia e spalle ben attaccate a terra, espira, espira. Cambia il verso, ruota, apri su, ruota, apri su. E giù questa gamba, allunga la terra, piega l'altra, stendila verso il cielo, extra ruota e comincia i cerchi. Ruota, stacca il sedere e centro. Aspetta che mi sposto, sennò qua mi rompo il piede picchiandolo contro l'armadio. Ruota e su, ruota e su, ruota, su, ruota, su e cambia direzione. Abbraccia poi le tue gambe qualche istante e dondola sul posto, così se hai sforzato troppo la schiena si rilassa. Perché ora andremo a fare i cerchi con entrambe le gambe. Quindi braccia aperte, stendi le gambe unite verso il cielo, svitale, punte tirate e comincia espirando a divaricare le gambe, le ruoti verso il basso, unisci i talloni e su. Espira ruota, inspira su, espira ruota, inspira su. Ultimo e poi cambi la direzione. Ultimo. E abbraccia le ginocchia. Ed ora, gambe a tavolino, apri le tue ginocchia, stendi le gambe in una spaccata centrale e vai a fare una spaccata con la destra avanti e la sinistra che scende giù, tipo elicotterino, riapri le gambe in spaccata centrale, cambi lato e centro e destra e centro, sinistra e centro. E destra e centro, sinistra, centro, destra, centro, sinistra, centro, gli ultimi due. E piega le ginocchia, richiudile. Appoggia solo il piede destro a terra, ginocchio piegato, gamba sinistra verso il cielo, con la punta del piede tirata comincia a disegnare anche qui dei piccolissimi cerchi,
piccoli, piccoli, piccoli e mantieni immobile il ginocchio destro. Tira la cintura addominale. Cambia la direzione. Ultimo respiro. E abbraccia il ginocchio, tira la coscia al petto e cambia lato. Stendi la destra, blocca la sinistra e comincia. Inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira, cambio lato. Ancora 3, 2, 1, abbraccio. Da qui cominciamo a fare un po' di allungamento, quindi tirati su, piega solo un ginocchio dietro di te. Tallone laterale al gluteo, cosce appiccicate, scendi fin dove senti che puoi. Se il tuo massimo è questo, ti fermi qui, livello 2 o livello 3. Cerca comunque di mantenere sempre le cosce appiccicate e a terra e pian pianino lascia che il respiro ti aiuti ad allungarti. Ogni volta che butti fuori l'aria, immagina la sensazione di allungamento dolce e naturale, non di strappo. Cambia gamba. Questo lato è duro. Ed ora con un bel roll up risali e vai a prenderti i piedi o le caviglie o i polpacci in base a dove arrivi e cerca di allungare la schiena ma allo stesso tempo di schiacciare le ginocchia a terra. Sguardo che va a terra, possibilmente in direzione dell'ombelico. Stessa cosa con le punte dei piedi tirate. Schiaccia il più possibile le ginocchia a terra, allunga la schiena, spingi in giù le spalle, apri il torace e srotolati piano piano. Rilassa qualche istante le gambe.
quasi finito il nostro tempo. Piega un ginocchio, incrocia una gamba sopra l'altra, le braccia vanno verso la gamba che è piegata per fare... Allunga. L'addome cerca la coscia. E cambi lato. Cresci verso l'alto. Torni in centro, piante dei piedi unite e porta la testa in direzione dei piedi senza tirarti dalle caviglie. Rilassa le braccia, dove arrivi, arrivi. E resti per 10, 9, 8, rilassa pian pianino il corpo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, srotolati dal basso verso l'alto facendo arrivare la testa per ultima e apri lo sguardo davanti a te. Abbiamo finito. Ciao! Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Qui trovi altri due video che possono essere interessanti per te.